E tu cos'hai di speciale rispetto a tutte le altre? Questo lo deve dire il pubblico, non te lo devo dire mica io. Il bomber Marco Borriello e la bomba sexy Belen Rodriguez sono stati eletti la coppia più hot dei prossimi europei di calcio. Per la prima volta li vediamo in queste immagini bollenti. Lei svela come vivrà questo periodo di casta lontananza. Cioè, ci hai pensato? Ne avete parlato? Ma no, non penso che sia un problema. Ci sono delle problematiche peggiori sicuramente, no? Penso che il sesso sia molto mentale. Remedios, niña pequeña, chiquita, hermosa, preciosa, linda niña. Ma voi vi mandate i messaggini hot quando siete a distanza? Cioè, succede? Ma che siamo fidanzati da 4 anni, quindi sarà anche successo. Faccio la porta. Mamma, che caldo che fa. Si era scritto, si era detto che il doping di Marco derivasse da una pomata che tu avevi usato contenente cortisone. Com'è finita quella storia? La smettiamo? Non lo sappiamo neanche noi come sia finita. Non voglio più parlare di questa pomata, mi ha rovinato la vita la pomata, basta. Ma quella pomata la usi ancora? Quella oppure? Pomata, ragazzi, ragazze, chi è che non ha avuto la candida? Se non lo tagli ti taglio la testa. Come fai a impazzire il tuo uomo? C'è ancora quella passione che tu dopo cena lo prendi e lo sbatti al muro oppure... A me lui mi piace molto più di prima. Molto più di prima. Perché ha fatto 19 gol? No, guarda che mi sono fidanzata quando lui era a Reggio Calabria in panchina, quindi sì, è per quello... Davvero questo è un amore sincero, no? C'è qualcuno che ha mai tentato di inserirsi nel vostro rapporto? Ha voglia. Sì, ci sono state tante volte che lui ha ricevuto telefonate con cazzate. E non è capitato solo una volta, è capitato tante volte anche donne che chiamano Marco, messaggi anonimi che arrivano al mio telefono dicendo ah guarda attenzione. Ho fatto un rito col seno. Specifichiamo. Dai, ma che vuoi che ti spiego? Ho fatto un rito col seno. Sì, guarda che solo per le tette. Can't touch this. Questo cos'è? È una lunetta con due stelline che l'ho fatto con mia sorella. Ce l'ha anche lei. E un altro ce l'ho qua, però non si può vedere. Non si può. No, sbirciamo. Ma che sbirciamo? Ma secondo te mi alzo la gona? Lui a letto com'è? Come ti conquista? Cioè proprio fisicamente, sessualmente? C'è tanta pelle, punto. In che senso? Se non capisci c'è tanta pelle, che cos'è che non capisci da questa frase? A proposito di questa domanda hot, vorrei sentire il parere dell'egittologo Filenide, che è una nota prostituta dell'Egitto greco-romano e che ha scritto un trattato di manualistica erotica, distingueva tra bacio omosessuale dato con le labbra e bacio eterosessuale dato con la lingua. Tu cosa ne pensi? Oddio, aiuto. Io penso che il bacio omosessuale non l'ho mai provato, quindi non riesco a darti un'opinione, però il bacio con la lingua eterosessuale è molto morbido. Ma dove l'avete preso? La pupa non ha ceduto al secchione, avverte Borriello con un intervento da cartellino rosso. Marco, non ti sposo. Io forse preferisco rimanere fidanzata tutta la vita, perché poi è più bella, no? Quando ti dicono la mia moglie, aia, è come la moglie, eccola. La fidanzata è sempre più fresco, no? Qualcuno ti avrà detto qualcosa? Qual è l'apprezzamento più carino che ti hanno fatto? Ma non lo so, sono tanti. Alcuni dicono
che bello quando canti, alcuni che bello quando balli, altri... Ma una showgirl comunque deve saper fare alcune cosette, poi comunque ci sta magari farsi vedere in costume, queste cose qua, quindi va bene tutto al momento, poi quando sarò più grande dovrò fare la serie col tagliere come te. Questo è l'ingresso della festa del compleanno di Benny Rodriguez, che si è festeggiata al The Club, nel locale, tutto lì succede. Non capisco, queste immagini sono sempre avete montato queste immagini, c'è l'ingresso, non capisco perché non c'è arriva. Quello è Corona, quello è il fratello di Belen. Però l'immagine c'è, non capisco. Io forse un documentario sulla metropolitana di Milano. Questi dei rosso. Sì, sì, questo è l'ingresso della festa. Col codazzo di personaggi, amici. Corona c'era? Sì, sì, c'era. C'era molti i VIP assenti, stranamente. Cioè, nel senso, non, tra i tanti VIP invitati non si è presentato quasi nessuno. C'era la Pettinese, Patrizia Griffini, il grande fratello. L'importante è Raffaella Azzardo e basta. La festa si è tenuta lì. Tra l'altro c'è un regalo molto particolare che un fan ha fatto a Belen all'interno della festa. Ha regalato una poltrona con dentro, arredata con tutte le fotografie di Belen. Quindi c'è tutte le fotografie in questa poltrona dentro il locale. Per ora abbiamo queste all'ingresso, arriveranno anche quelle della festa. Quanto durano ancora le immagini, Antonello Leggia? Ovviamente dentro c'erano i fotografi. Sì. Quello se non sbaglio è il nostro collega del TG4. Sì. Massimo Cerri. Fuori dal locale. Diciamolo che queste immagini sono state girate veramente, sono come quasi fossero in tempo reale, perché sono state girate poche ore fa. Noi non le abbiamo viste prima, poi quanto durano ancora? Ancora 7 minuti. Questo è il fratello di Belen, che si chiama... Belin. Senti un po', ma è vero che per essere famosi bisogna essere presenti nel gossip? Ma no, quando diventi famosi automaticamente iniziano a fotografarti e a inseguirti, quindi se sei nel gossip comunque perché hai certa popolarità e la gente vuole sapere che fai della tua vita. Con Corona come va? Bene. Ti voglio dare un bacio. Grazie Belen, missione compiuta. Per me non grazie, per me studio 100. Buonanotte.